Ciao ragazzi e benvenuti a Scuola Guida Live, questo appuntamento che Quiz Patente mette a tua disposizione ogni martedì sera e venerdì sera alle 19 per te che devi fare l'esame di teoria. Se devi fare l'esame di teoria tra qualche giorno, scrivilo nella chat così magari vediamo di aiutarti per superare questo esame. Vediamo se mi sentite bene, se va tutto bene. Ciao Gabriele, salutiamo un po' qualcuno. Ditemi se mi vedete e mi sentite bene. Buonasera da Roma. Domani hai l'esame, Chiara, in bocca al lupo. Se hai qualche domanda da farci, farcela pure, così vediamo di chiarire qualche tuo dubbio. Dai, stai tranquilla, Chiara. Vedrai che sarà una bella esperienza. Buonasera, Ilenia, Milagros, Valentina Caruso, ciao. Raffaella Giordano, ciao, benissimo. Aspettiamo ancora qualche istante, diamo la possibilità a tutti i ragazzi di potersi collegare. Sicuramente voi che state guardando questa live avete già scaricato Quiz Patente. Se non l'avete fatto, scaricate Quiz Patente ufficiale di Guidevai. Nella configurazione vi ricordo che è importante abilitare le notifiche e il sistema GPS in maniera tale che avete la possibilità di potervi collegare con l'autoscuola più vicina a voi nella vostra zona e poter parlare con un insegnante certificato da Quiz Patente per chiarire qualsiasi dubbio inerente al mondo patente. Quindi fatelo, fatelo subito. Condividete questo video con tutti i vostri amici in maniera tale che possiamo dare la possibilità a tutti i ragazzi di poter ripassare questa lezione. Ciao da Novara, buonasera Carolina, Terry Orlando, ciao, ciao da Novara ancora, buonasera da Pavia. Annie, buonasera a tutti ragazzi, siete 182, fantastico. Mi sentite bene? Sì, allora se mi sentite bene, un sacco di pollici in su, forza, 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 così posso vedere se mi sentite bene. Hai l'esame il 28 marzo, in bocca al lupo. Ciao Nina, buonasera, ok, allora questo non si può dire in live. Ciao da Napoli, benissimo, mi state sentendo bene. Allora, boh, ottimo, ottimo. L'esame è il 4 aprile, in bocca al lupo, forza, forza, benissimo, ragazzi. Allora, intanto io mi presento, forse mi conoscete già, ma sono Stefano, insegnante dell'autoscuola Giulia di Fino Mornasco della provincia di Como. Anche noi utilizziamo questo strumento, Quiz Patente Ufficiale di Guidavai, come strumento principale per poter aiutare i ragazzi a conseguire la patente. Ok? Ciao da Piacenza, ciao, benissimo. Allora, se mi sentite e vi siete collegati, siete in tantissimi, io direi di andare avanti con la lezione. Che ne dite? Ciao da Regabù. C'è qualcuno della provincia di Como? Lo scriva dentro nella chat così magari lo salutiamo. Benissimo. Allora, stasera, ragazzi, iniziamo a trattare un argomento molto importante, che è la classificazione delle strade. Quindi molto importante per quale motivo? Perché capire bene le strade si evitano poi di fare un sacco di errori nei quiz. Ciao da Barcellona. Wow, siamo anche internazionali stasera. Ok, fa l'esame dopodomani. Ciao Alina Mihaela Pavel, ciao da Como, ciao, siamo vicini allora, eh? Allora, andrei all'esame, ok, benissimo, siamo pronti, siamo prontissimi. Allora, partiamo. Stavo dicendo classificazione delle strade, molto importante, fate molta attenzione che stasera vi dirò molti particolari che vi aiuteranno poi a fare i quiz. Ciao da Bergamo, perfetto. Andiamo avanti, siete d'accordo? Benissimo, allora, classificazione delle strade. Abbiamo la suddivisione in base a dove vengono costruite e come vengono costruite. Allora, iniziamo pure, fate molta attenzione.
Abbiamo le strade urbane. Si definiscono strade urbane quelle che sono all'interno dei centri abitati. In un centro abitato abbiamo la maggior parte delle utenze, quindi abbiamo dai pedoni, gli utenti deboli, quindi persone che vanno in giro anche in bicicletta o col ciclomotore. Abbiamo gli autoveicoli, motoveicoli, possiamo avere anche i mezzi pubblici, quindi filobus, autobus, il tram se è presente, ok? Quindi è una strada che prevede anche tutte le caratteristiche per poter far transitare queste utenze. Quindi ci sarà un marciapiede, magari abbiamo le piste riservate, le corsie riservate agli autobus, le piste ciclabili, abbiamo gli attraversamenti, potremmo avere anche le zone riservate al transito dei filobus, dei tram. Ok, va bene ragazzi, quindi è una zona, le strade urbane sono quelle più trafficate, quindi abbiamo dei veicoli che si mescolano e hanno varie dimensioni. Ciao da Domodossola. Il limite massimo di velocità che abbiamo nelle strade ex urbane, scusate, che abbiamo nelle autostrade, è di 50 km all'ora. Quindi il limite massimo è di 50 all'ora. Ciao Laura, ciao Ahmad, ciao da Trento. Benissimo. Poi abbiamo un altro tipo di strada che è sempre all'interno dei centri abitati, quindi si chiama strada urbana di scorrimento. Allora, che differenza ha? La strada urbana di scorrimento innanzitutto ha una caratteristica molto importante che è a carreggiate separate e ha gli incroci con semafori, quindi questi incroci sono regolati da semafori. Come potete vedere nell'immagine, abbiamo questa strada che è urbana, quindi all'interno di un centro abitato, carreggiate separate, ci sono gli incroci con i semafori. E il limite di velocità può essere elevato a 70 km/h. Si sente male? Come mai si sente male? Mi sentite bene, ragazzi? Perfetto. Ditemi se si sente bene o si sente male. Ciao da Bologna. Perfetto. Allora, andiamo avanti. Poi abbiamo. Ciao da Lissone, strada extraurbana secondaria. La strada extraurbana secondaria è una strada fuori dai centri abitati, quindi che caratteristiche ha? Di norma è un'unica carreggiata a due corsie a doppio senso di circolazione. Essendo fuori dai centri abitati, ragazzi, in teoria non dovrebbero esserci pedoni, quindi se guardate bene la parte marginale della strada, non c'è il marciapiede, ma abbiamo la banchina, ok? E il limite di velocità nelle strade extraurbane secondarie è di 90 km/h. Quindi abbiamo visto strade urbane 50, urbane di scorrimento 70, fuori dai centri abitati, quindi nelle strade extraurbane secondarie possiamo andare a 90 all'ora, ok? Allora, volevo sapere se durante l'esame di teoria si può chiedere informazioni, ad esempio. Essendo stagiera, alcuni termini non li conosco, anche se sto cercando di imparare durante il quiz, ne esce uno diverso. Quindi posso chiedere spiegazioni sulla parola? No, in teoria no, tu non puoi chiedere spiegazioni al funzionale della motorizzazione. Io ti consiglio di utilizzare un traduttore, così hai la possibilità di capire più parole possibile, ma fallo prima di andare a fare l'esame. Capito, Miki? Mi raccomando, non puoi chiedere nessun consiglio ai funzionari della motorizzazione. Altrimenti ti annullano l'esame e risulti bocciata, respinta. Allora, strada extraurbana secondaria, ok? Quindi 90 km/h. Poi abbiamo le strade extraurbane principali e le autostrade. Eccole qua. Adesso andiamo a vedere bene le caratteristiche delle strade extraurbane principali e delle autostrade. Mi state seguendo, ragazzi? Allora. La strada extraurbana principale ha la caratteristica di avere le carreggiate separate. Non ha incroci a raso, quindi non ci sono incroci sullo stesso livello, quindi ci sono dei ponti, quindi una strada che passa sotto a un'altra, quindi non ci sono neanche i semafori. Hanno le corsie di accelerazione e di decelerazione, quindi la corsia di accelerazione per entrare nella strada extraurbana principale e la corsia di decelerazione per uscire dalla strada extraurbana principale. Il segnale di inizio, come potete vedere qui, questo è il segnale di inizio, eccolo qui. È provvista di aree di sosta ed è riservata ad alcune categorie di veicoli. A quale velocità si può andare nelle strade extraurbane principali? La velocità massima è di 110 km orari. Ok, ragazzi?
Perfetto? Bene, vediamo. Vedete, in questa immagine si capisce bene che la strada è a carreggiate separate, vedete che c'è uno spartitraffico centrale, abbiamo la corsia di decelerazione per uscire dalla strada extraurbana principale, abbiamo la corsia di accelerazione per inserirsi nella strada extraurbana principale, vedete che la strada va giù in discesa perché qua c'è un ponte e quindi una strada passa sotto, una strada passa sopra. E questi sono i cartelli d'inizio. Questo d'inizio e questo qui che vedete è il cartello di fine di competenza della strada extraurbana principale. Bravissima Irina, 110, ottimo. Quindi possono circolare solo alcune categorie di veicoli. Qua in questo cartello troviamo i principali divieti, quindi motocarrozzette fino a 249 centimetri cubi. Quindi vuol dire che se io ho una motocarrozzetta, posso entrare solo se la mia cilindrata è di 250 centimetri cubi. Poi il divieto di circolazione è in motocicli fino a 149 centimetri cubi, quindi da 150 in su possiamo entrare nelle strade extraurbane principali. Poi il divieto di circolazione per i veicoli non a motori, i veicoli a trazione animale e ovviamente ai pedoni. Di conseguenza, se non ci possono entrare i pedoni, non possono chiederci l'autostop, è vietato e noi non possiamo concedere l'autostop. E sono dotate di piazzole di sosta. Vedete? Eccola qua il simbolo della piazzola di sosta. Mi raccomando, i limiti di velocità sono per tutti i veicoli? No, quelli fino alle 3,5 tonnellate. Di sicuro, ok, motocicli anche, no? I veicoli che trainano rimorchi non si va a 110, ma i veicoli che trainano rimorchi si va a 70 all'ora, ok? Bene, andiamo avanti. Questa invece è l'autostrada. Come potete vedere dal cartello, il simbolo è uguale, simile, cambia soltanto il colore, perché l'autostrada e la strada extraurbana principale hanno caratteristiche simili. Allora, anche questa, l'autostrada, ha carreggiate separate, oppure si dice anche indipendenti. Non ha incroci sullo stesso livello, a raso. Ha corsie anche queste di accelerazione o di decelerazione, quindi accelerazione per l'inserimento in autostrada e di decelerazione per l'uscita dall'autostrada. Ha i segnali di inizio e di fine, questo qua di fianco è il segnale di inizio e anche lei è riservata ad alcune categorie di veicoli. Come potete vedere, anche qui abbiamo il pannello di fianco che mi ricorda i principali divieti. Motocarrozzette fino a 249 cm cubi, motocicli fino a 149 cm cubi, veicoli non a motore, veicolo a trazione animale, quindi divieto di transito e divieto di transito anche ai pedoni e non si può concedere e richiedere l'autostop. In bocca al lupo Anna Maria, in bocca al lupo. Di che provincia sei Anna Maria? Benissimo, questa immagine mi fa vedere bene l'autostrada con tutte le caratteristiche, quindi come potete vedere ha carreggiate separate o indipendenti, si può dire, con la corsia di decelerazione, vedete che questa macchina può uscire dall'autostrada, quindi se si esce dall'autostrada usciamo dalla carreggiata per entrare magari nell'area di servizio, va bene? E poi abbiamo la corsia di accelerazione qua in fondo che mi permette di uscire magari dall'area di servizio e entrare in autostrada. Qua in fondo vedete che c'è un incrocio a livello sfalsato, vedete? E il limite di velocità quant'è nelle autostrade, ragazzi? Il limite di velocità è di 130 km/h. Se piove, chi se lo ricorda? Se piove, abbiamo un limite di velocità che si abbassa a 110 e se c'è nebbia si può ridurre anche a 50, ok? Perfetto. Quindi l'autostrada ha questi due cartelli, l'inizio. Quindi quando vedo questo cartello vuol dire che sono entrato in un territorio di competenza dell'autostrada, mentre col cartello fine vuol dire che è finita. Allora, sulla banchina, per quanto riguarda l'autostrada o la strada extraurbana principale, non possiamo sostare perché possiamo andarci solo in caso di emergenza.
Adriana, mentre sulla banchina, nelle strade extraurbane secondarie o nei centri abitati non possiamo sostare salvo diversa segnalazione, perché se il comune mi autorizza, l'ente proprietario della strada mi autorizza, quindi mi crea gli stalli di sosta, mi mette il cartello verticale P di parcheggio, allora sulla banchina posso parcheggiare, altrimenti la sosta è vietata. Va bene? Ho risolto il tuo problema? Ok, quindi questa è l'autostrada, è la strada suburbana principale. Questo è un riassunto che vi ricorda i principali divieti. Guardateli bene, ok? C'è un'altra regola che dice che i veicoli che non riescono a raggiungere almeno gli 80 all'ora per loro costruzione in piano non possono entrare in autostrada. Bene, benvenuto Saiko Uba, spero che ti piaccia questa live, spero che tu possa condividerla con tutti i tuoi amici. Benissimo, allora andiamo a vedere le strade come vengono suddivise. Allora, abbiamo strada a un'unica carreggiata, ad un'unica carreggiata e con quante corsie? Una, due per noi, poi una e la seconda per gli altri. Allora, quelle a destra si chiamano corsie per la marcia normale e quella di sinistra è la corsia riservata al sorpasso. Quindi qua abbiamo la corsia riservata alla marcia normale, ve lo scrivo meglio, e questa è una corsia riservata al sorpasso. Quindi come possiamo definire questa strada? È una strada a un'unica carreggiata, a quattro corsie a doppio senso, si può dire, ok? Oppure possiamo dire che sono due corsie per senso di marcia, quindi 2 per 2 in totale sono 4. Ok, ragazzi? Allora, se abbiamo la corsia per la marcia normale e una per il sorpasso, possiamo sorpassare anche in curva e in caso di traffico intenso possiamo effettuare anche la marcia per file parallele. Poi abbiamo questa strada, è sempre un'unica carreggiata e quante corsie abbiamo? Abbiamo una corsia, due corsie, tre corsie per noi e una corsia per gli altri, due corsie, tre corsie. Quindi è una strada a sei corsie a doppio senso. Oppure si può dire che sono tre corsie per sensi di marcia. Quindi tre per noi, tre per gli altri fa sempre sei. Va bene, ragazzi? Perfetto. Anche in questo caso noi abbiamo la corsia più a destra è riservata alla marcia normale, le altre due sono per il sorpasso e noi dobbiamo occupare la corsia più libera a destra. Anche in questo caso, in caso di traffico intenso, noi possiamo viaggiare per file parallele. Ok? Perfetto. Ecco qua, su carreggiata tre corsie per senso di marcia, come in figura, i veicoli a motore devono di norma percorrere la corsia più libera a destra. Ci siete, ragazzi? Bravissimi. Brava Caruso, Valentina, bravissima. Benissimo, questa invece è una strada a carreggiate separate, vedete? Allora, come faccio a distinguere la strada a carreggiate separate da un'unica carreggiata? Come potete vedere da questa immagine, anzi ve la faccio vedere qui ragazzi, che qua rende meglio l'idea, vedete? Nella prima corsia, vedete nella prima immagine, qua abbiamo un'unica carreggiata e anche qui abbiamo un'unica carreggiata, perché la strada è suddivisa soltanto in corsie con delle righe bianche, ok? Quindi abbiamo soltanto la segnaletica orizzontale. Mentre guardate nell'immagine qua di fianco, cosa abbiamo? Abbiamo in mezzo uno spartitraffico. Quindi quando troviamo la riga verde, questa è una siepe vista dall'alto. Quindi quando abbiamo una divisione netta, fisica, la strada è divisa in carreggiate. In questo caso ne abbiamo due, in questo caso ne abbiamo, vedete, una, due e tre ne abbiamo, ok? Bene, quindi andiamo avanti a vedere la nostra immaginetta. Quindi vedete che qua abbiamo lo spartitraffico, quindi abbiamo la linea verde. Quindi questa strada è divisa in due carreggiate. Se è divisa in due carreggiate, ogni carreggiata sarà a senso unico di circolazione, quindi tutti i veicoli circoleranno in questa direzione. Quindi questi di qua e questi di qua, giusto? E quindi noi dobbiamo impegnare la carreggiata a destra e utilizzeremo la corsia di destra per la marcia normale e la corsia di sinistra per effettuare il sorpasso. Siete d'accordo, ragazzi? Benissimo, brava Antonella, spartitraffico, ottimo, bravissima. Poi, in questo caso, quante carreggiate abbiamo? Allora, una, due,
2, vedete che va da spartitraffico a spartitraffico. 3, in questo caso come viene suddivisa la carreggiata? Allora, quelle esterne sono a senso unico di circolazione, di norma, vedete? Quindi questa di qua e questa di qua e questa di qua. Quindi anche in questo caso corsia di destra per la marcia normale, corsia di sinistra per il sorpasso. Quella centrale ha doppio senso di circolazione. Eccolo qua. 1, 2 per noi e 2 per gli altri. Noi possiamo impegnare la carreggiata di destra, è meglio perché ha senso unico, oppure la carreggiata centrale stando bene a destra. Quante corsie? Ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 corsie. Ok? Bravissimi. Ecco qua un esempio, una strada a 3 carreggiate separate. Una e qua, due e qua. E 3. Va bene, ragazzi? Mi state seguendo? Perfetto. Detto questo, vediamo un po' di quiz. Che ne dite? Manca pochissimo, facciamo un paio di quiz, così poi vi saluto. Allora, vediamo un attimo, vediamo se avete capito bene? Le strade extraurbane principali possono essere ad un'unica carreggiata, vero o falso? Nel frattempo che mi rispondete, io vi voglio dire che andando in una delle autoscuole convenzionate con quiz patente di Guide Vai, avete la possibilità di ritirare questa fantastica smart card. Eccola qua, questa tesserina. Questa tesserina vi permetterà di gift card, di vincere questo, di partecipare a un concorso che vi permetterà di vincere 50 euro in buoni Amazon oppure ad estrazione mensile fino a 1000 euro in buoni Amazon. Come si fa? Basta andare in un'autoscuola convenzionata con quiz patente e l'autoscuola più vicina a voi la trovate dentro nella sezione autoscuole della vostra applicazione. Andate e gli chiedete questa tesserina perché è gratuita solo perché avete scaricato quiz patente. Cancellerete questa banda qui, troverete un codice, lo inserirete dentro in quiz patente e vi dirà subito se avete vinto. Fatelo, fatelo subito perché potete vincere 50 euro subito in buoni Amazon e ad estrazione mensile fino a 1000 euro, quindi è un'occasione da non perdere. Vediamo che cosa avete risposto. Allora, le strade extraurbane principali possono essere ad un'unica carreggiata, vero, falso, Google, Docker, benissimo. Allora, ragazzi, qua avete fatto un po' di confusione, eh? Quindi se è una strada extraurbana principale, una delle principali caratteristiche è a essere a carreggiate separate o indipendenti. Quindi la risposta è falsa. Vediamo un'altra domanda. L'autostrada non ha incroci a raso che l'attraversano, vero o falso? Andando sempre in una delle autoscuole convenzionate di Guide Vai, avete anche la possibilità di ritirare questo fantastico tagbook. Questo tagbook vi permette di poter studiare in maniera molto più semplice e molto più veloce, perché con l'applicazione avete la possibilità di utilizzare i QR code per poter filtrare le domande che vi interessano senza perdervi in quiz che conoscete già, quindi potete migliorare la vostra preparazione. Venitelo a ritirare nelle autoscuole convenzionate di Guide Vai che utilizzano quiz patente. Vediamo che cosa avete risposto. L'autostrada non ha incroci a raso che la attraversano. Vero, 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 vero. Bravo, bravo Calogero, bravo Bolingo. Brava Carla Bispo, bravissima, siete bravi. La risposta è vero. Ok, purtroppo il tempo a disposizione è finito. Io ringrazio Quiz Patente per avermi dato la possibilità di poter fare una lezione con voi. Condividete questo video se vi è piaciuto con tutti i vostri amici e vi ricordo che se vi piacciono le mie live, le nostre live, mi potete trovare anche nel canale dell'Autoscuola Giulia su YouTube. Ecco qua, questo è il canale dell'Autoscuola Giulia. Mi potete trovare le teorie in pillole. Le teorie in pillole, che cosa ho fatto, ragazzi? Ho fatto un riassunto
riassunto di tutti i capitoli per il conseguimento della patente AIB. Ho fatto un riassunto delle cose principali e più importanti che dovete sapere per ripassare, per superare l'esame. Quindi andate nel canale dell'Autoscuola Giulia, iscrivetevi al canale e cliccate la campanellina perché lì così potete ricevere le notizie dei nuovi video che pubblicherò. Io vi ringrazio tanto per aver partecipato a questa live, un abbraccio forte forte e ci vediamo la prossima volta. Un ringraziamento a Quiz Patente, a Guide Vai, un bacione e in bocca al lupo per il vostro esame. Ciao a tutti ragazzi! Vuol dire